Eccoci qua, ben trovati. Oggi sono al Museo della Città e del Territorio. Mi ha chiamato l'assessore alla cultura del comune di Monsummano Terme, Elena Sininberghi, che è qui con me. Ciao Elena. Ciao. Senti, come mai mi hai chiamato qua? Perché qua abbiamo fatto un passettino in più, perché noi già ci eravamo visti sì, guardando sì. E parlando del progetto nel febbraio Mubi, scorso. Esatto. E che parla appunto di contaminazioni nel mondo dell'arte e contaminazioni nel mondo della cultura. Ti ricordi, no, com'era il progetto Mubi? Come no? Mischiare la biblioteca col museo. Ma esatto. Noi a Monsummano abbiamo due musei di interesse regionale. Abbiamo quello in cui siamo oggi, il Museo della Città e del Territorio, e poi abbiamo il Museo di Villa Martini. Allora, cosa succede se le opere del Museo di Villa Martini, che parlano di arte contemporanea, possono essere ospitate al Museo della Città e del Territorio e viceversa, in un rapporto, in un dialogo di arte e contaminazione tra i due musei? Succede quello che stiamo facendo in questo periodo, in questo al museo, periodo. A questo museo e all'altro museo, cioè Bene. Una contaminazione dell'arte. Una contaminazione dell'arte. Quindi noi entriamo? Noi adesso entriamo alla mostra Picture di Aldo Visivi, che è stata vincitrice di un premio, un concorso regionale su musei di interesse appunto regionale. Certo. Ma perché? Questo è importante. Perché sì. Noi dovevamo fare un progetto per l'Under 35. Allora abbiamo pensato, vogliamo portare gli Under 35 anche nel Museo della Città del Territorio, non solo attraverso la scuola, li vogliamo portare per interesse, perché è giusto che si dia coscienza delle nostre radici, però lo vogliamo fare attraverso un linguaggio più vicino a loro. Allora abbiamo chiamato gli street art, street art per poter interpretare questo percorso, per poter parlare di Monsummano con i loro occhi e per poter descrivere appunto quali sono le opportunità che questo museo può dare, che questo territorio può dare agli artisti Under 35. Il progetto è stato vinto, ha ricevuto un bel contributo da parte della regione, proprio perché partiamo da una base solida di due musei di interesse regionale e quindi abbiamo potuto fare questa mostra. Questa mostra, bene. Quindi noi apriamo questa tenda. 14 ottobre, 12 novembre. Bene. Questo è lo Stargate iniziale, dove vi accorgerete che gli artisti hanno pensato a Martini. Bene, certo. E hanno una Monsummano un po' fantastica. Bene. Quindi hanno dato un'idea della Monsummano guardato con gli occhi della street art, per rinnovarla, reinventarla in un dialogo complessivo dell'arte. Bene, allora apriamo questa tenda. Andiamo. Entriamo, stiamo entrando, eccoci. Eccoci qua. Elena ritorna alla mia destra, eccola sì. Qua. Vieni, vieni, opera. Vieni qua, pronti. Ecco, e qui abbiamo Martini, Ferdinando Martini. Ferdinando Martini. Ma chi è Ferdinando Martini? Ce lo ricordi? Ferdinando Martini è, diciamo, una delle figure più importanti insieme a Giusti, esatto. Che hanno fatto grande Monsummano, è stato ministro dell'istruzione e un uomo fondamentale per la nostra storia. È anche uno degli uomini che dà nome a una delle scuole del nostro territorio, esatto, le scuole esatto. Martini su Viale Martini. E pensavamo appunto che finita la mostra questa installazione potesse essere utilizzata negli spazi scolastici proprio per continuare questo dialogo tra i vari step della vita di un ragazzo e di un adolescente. Bene. Noi ruotiamo intorno a questa installazione. Eccoci. Ecco, questa, proviamo a vederla un po' da lontano. Eccoci qua, allontaniamoci. Sì, è un percorso di Monsummano un po' fantastica, no? Ci sono anche le rovine del collo Monsummano, certo. Vari colori, varie sfaccettature. È chiaro, è un mondo fantasioso, è un po' un mondo ideale e sinceramente è buffo anche la contrapposizione tra quello che è l'opera di Leonardo. Eccola qua, certo. Che descrive la Val di Nievole e questa Val di Nievole è un po' fantastica. Bella, comunque bella. Bene, proseguiamo. Eccoci, andiamo. Attenzione, eccoci, ora siamo, allontaniamoci un po' per recuperare l'immagine più possibile, siamo a una cosa abbastanza scura, Elena. Sì, no, questo è il pensiero dell'arte, alla fine siamo in un museo, si riflette, si deve fare arte, si deve fare cultura, ecco. È anche la casa della biblioteca, sì, quindi sì. Ci sono vari mondi a confronto, cos'è l'arte senza riflessione? Certo. Perché noi dobbiamo vederla tristemente? In realtà è una persona che pensa. È una persona che pensa. Quindi direi che
va bene così, rispecchia anche la biblioteca. Direi di sì. Bene, continuiamo a ruotare e arriviamo, eccoci, ecco. Qui io vedo un castello. Questo è un castello, di nuovo l'immagine musulmana, sappiamo che musulmano è musulmano terme, quindi c'è anche il rapporto con l'acqua, le terme. Eccolo qua, l'acqua. Il rapporto con il colle musulmano, Monte Vettolini, ovviamente l'interpretazione è quella dei writer, quindi certo. Un mondo un po' un mondo un pochino loro, certo. Però diciamo che tutto questo inserito in questo museo deve essere pensato come una riflessione continua. Intorno abbiamo le carte della, certo. della bonifica, no? Certo. E quindi anche vedere il dialogo tra carte della fantasia e carte della bonifica reale. Della bonifica reale, che poi sono state le prime carte importanti della mappatura del territorio dell'Ottocento. Quindi insomma anche questo sapere che ci sono, sapere che possono essere visitate per i nostri ragazzi insieme a un'immagine fantastica potrebbe essere un dialogo, una contaminazione positiva. Una contaminazione positiva. Quindi noi vi aspettiamo a fra pochi secondi al prossimo step, va bene? Ciao! Alla prossima, fra pochissimo, non andate via, ciao! Eccoci qua, ci ritroviamo, siamo scesi, siamo sotto le logge. Elena, dai, la prima installazione, allora, raccontacela. Questo è il prigioniero. Il prigioniero, come mai il prigioniero? Perché anticamente il museo della città del territorio in realtà era un carcere. Era un carcere. Quindi è presente una cella. Questo è un prigioniero, diciamo, moderno. Da cosa siamo imprigionati? Siamo imprigionati dalla propaganda di internet, vogliono continuamente diciamo inserire nel nostro cervello informazioni e levare, togliere il mondo delle idee. Esattamente la contrapposizione fra quello che c'era su, che pensava invece in solitudine, in tranquillità, esatto. In silenzio. Questo povero prigioniero invece è rimbombato dai mass media, in tutte dal mondo delle comunicazioni. Si vede appunto il cervello che è chiuso dentro una bolla. Ha il cervello così e poi guarda uno schermo di computer. Esatto. E diciamo la faccia che ha è inequivocabile, certo. Un lobotomizzato. E questo è importante che sia messo davanti a una biblioteca, perché la medicina migliore per combattere questo tipo di situazione è proprio la lettura e la conoscenza in tutte le sue forme. Per cui ricordo del passato del Museo della Città del Territorio, ovvero ex carcere, e ricordo di ciò che è adesso, biblioteca, antidoto per finire così. Bene, allora noi andiamo al prossimo step. Voi rimanete così, Vai, ciao. Eccoci qua, voi siete sempre qui con noi, siamo davanti. Sempre con Elena, sì, al comune di Mossumano Terme. Come mai ripartiamo di qui? Ripartiamo da qua perché questa volta questo artista che tra poco vi presenteremo ha diciamo rielaborato in chiave writer lo stemma del comune di Mossumano. Eccoci lo stemma. Un colle con una mano. Sopra, no? Che poi vi invito a cercare anche su Wikipedia cosa in realtà significhi. Bene. Andiamo a vedere. Bene, andiamo, noi camminiamo intanto. Andiamo all'indietro. Bene, eccoci qua. Ci siamo, eh? Sì. Ci siamo. Vieni Elena, eccoci qua. Eccoci. Ecco. Fatevelo vedere. È semplice. Proprio questa. È stato perché in questa mostra abbiamo potuto assistere anche al modo di ideare dei writer. Ecco, questo artista è stato un pomeriggio intero a guardare questi pannelli bianchi, poi improvvisamente si è alzato, carta e penna, ha disegnato, dopodiché in due ore aveva fatto. In due ore aveva fatto già tutta questa cosa. Bellissimo, veramente molto bello. Eccoci. Il colle su una mano. Il colle su una mano. Quindi noi, aspetta, leviamoci un attimino. Eccoci qua. Quindi noi proseguiamo? Sì, proseguiamo ancora. Proseguiamo ancora. Fermi. Fino ad arrivare al MACN, cioè il Museo dell'Arte Contemporanea di Mossumano. Bene, voi rimanete sempre lì, A fra pochissimo. Ciao. Ciao. Eccoci qua, siamo tornati sempre con Elena Seninberghi, assessore del Comune di Mossumano Terme. Dove siamo? Allora, qua siamo in Via Fermi, c'è la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune e siamo prospicienti a una scuola dell'infanzia. Bene, e vedo un bel koala.
Un panda. Oh, scusate, abbiate pazienza. Ecco, l'artista, in questo caso una ragazza, Ginevra, ha pensato di abbinare al mondo che deve essere fantastico della scuola dell'infanzia quello che è per i bambini una figura rassicurante e sicuramente divertente, certo, che è appunto il panda. Noi sulla scuola dell'infanzia in realtà abbiamo anche un altro progetto che abbiamo affidato ai nostri writers, cioè quello di abbellire la facciata principale della scuola. Bello. Verrà fatto un concorso all'interno della mostra, i writers presenteranno 3 bozzetti e proprio appunto gli utenti e chi ne avrà voglia sceglierà quale tra i bozzetti è il migliore per poter, chissà, poterlo realizzare sulla facciata della scuola. Quindi questo è un invito al mondo che verrà. Al mondo che verrà. Bene, noi proseguiamo? Proseguiamo. Voi rimanete sempre così, eh? A fra pochissimo. Eccoci qua. Siamo nuovamente all'aria aperta a Villa Martini, di fronte a un'altra installazione insieme a Elena. Elena, ce la spieghi questa? Certo, qui siamo alle porte del MACN, sì, e sì. Questo qua è un'installazione che fa vedere come le macchine, i robot, in realtà potrebbero essere utilizzati in maniera sicuramente migliore se anche loro avessero una coscienza, ovvero un cervello. Un cervello. Se sostituissero agli esplosivi mortali al loro interno dei fiori. Ecco. Dei fiori, qui sì. C'è un fantastico giardino e appunto anche stato sollecitato l'artista nel fare questa composizione proprio per in virtù del giardino di Villa Martini che è qui presente. È qui presente, quindi è come dire, facciamo l'amore e non facciamo la guerra. Sì, esatto. È vero. È un motto molto... come possiamo dire, di questo tipo. Di questo tipo qua. Bene, noi ora entriamo dentro, giusto? E continuiamo nel nostro percorso. Dentro troveremo anche i protagonisti di questa mostra. Esatto. Quindi sarà bello anche parlare con loro delle loro opere del loro messaggio. Bene, entriamo, state lì, voi, a fra pochissimo. Eccoci qua, prima di entrare però... Ci sono 2 step ancora da visitare, vero Elena? Sì, esattamente queste opere qui che sono state fatte il giorno dell'inaugurazione della mostra, il 14 di ottobre, mm-hmm, che era anche la giornata del contemporaneo. Esatto. Quindi abbiamo dato la possibilità ai visitatori non solo di vedere le opere, ma di vedere l'iter in divenire delle opere. Queste stampere sono state fatte con le persone davanti. Con le persone davanti, bello, molto bello. Sì. Un tucano vedo anche. Sì, eh? Diciamo che questo rappresenta proprio l'arte urbana, senso lato, che incurante dell'ambiente circostanza, anche un po' l'aspetto più critico dell'arte, certo, urbana così vissuta. Certo. Disegna ciò che vuole. Disegna ciò che vuole. Ciò che hanno voluto è stato questo, diciamo, mondo irriverente. Questo di mondo colore irriverente. Vediamo anche questo, eh? Proseguiamo un secondo. Eccolo qua. E qui abbiamo un topo, è un topo, cos'è? Un topo, un cane, un molto topo, affamato, che ha molto come affamato obiettivo quello di mangiare le ciambelle. Le ciambelle, potrei essere anch'io, le ciambelle, io sono goloso. Sì, sì, sì. E quindi queste sono state installazioni, diciamo, fatte, extempore fatte dagli artisti, mentre appunto poteva essere possibile visitare la mostra. Su c'è un'altra installazione di un'altra artista che lavora più a tempere, che per proteggerla dalle intemperie è stata messa all'interno, ma anche quella è stata fatta durante la mostra. Lei ha descritto il mondo degli scarpini. Degli scarpini, dei lavoratori delle scarpe. Dei lavoratori e qui siamo nella zona delle scarpe. Eh sì, e quindi ha preso questa suggestione per raccontare la passione, l'abilità di un lavoratore della nostra Monsumana Terra. Bene, noi ve lo facciamo vedere. A fra pochissimo. Bene, ciao. Eccoci. Allora siamo dentro. Sì. Elena, siamo di fronte a un'altra installazione, quella che vi dicevamo fuori. Esatto. Qui è Rame, che è la ragazza che già abbiamo incontrato, perché è l'autrice dei panda davanti alle scuole. Sì. Manozzi, si è cimentata invece in una dialettica proprio con Monsumana. È rappresentato la cura di un... diciamo artista delle scarpe che sta preparando la propria calzatura. Bello, molto, molto rappresentativo. Sì, sì, è interessante vedere la cura con cui l'artista ha cercato di raccontare la dialettica tra la scarpa e l'artigiano che, esatto, entra dentro la scarpa e usa la scarpa come se, esatto, fosse una barca per andare verso.
verso il futuro. In realtà, se non avessimo la calzatura, insomma, sarebbe tutto un altro mondo umano. Sarebbe tutto un altro mondo umano. Vedo anche dei bei baffi, gli ha disegnato dei bei baffi. Scusami, io sono un po' bambino anche, lo sai, un bel cappello. Sì. Guarda, senza dubbio, un po' il mondo della Walt Disney. Sì, cioè il Geppetto, Geppetto, no? Insomma, alla fine siamo così vicini a colori che tutti si non possono che essere suggestionati da questa dialettica dei nostri artigiani e dei nostri, di quello che è Monsumano, anche la calzatura, e quindi non poteva mancare un omaggio, artista della calzatura a Monsumano. Un omaggio, bene, noi proseguiamo, voi rimanete sempre lì, a fra pochissimo. Ciao. Eccoci qua, Elena. Siamo dentro al museo e siamo davanti a una bella opera, bel bianco e nero del primo personaggio. In arte Lopez, ma lui si chiama Nico. E avremo il piacere di incontrare a fine passeggiata, tra qualche secondo. Per cui per questa carrellata di opere io starò in silenzio. In silenzio. La voce di queste opere sono le opere stesse e poi c'è l'autore. Parla da sola. Quindi questo è un... Questo è un percorso. Un tranello, uno dei miei tranelli. Ti è riuscito bene. Mi è riuscito bene. Eccoci benissimo. Qua. Queste sono le altre opere. Tutte rappresentazioni molto belle, fra l'altro. Sì. Molto belle, che certo, dovete venire al museo, a Villa Martini, a vederle di persona, al MACN, perché naturalmente noi siamo in modalità selfie, perché è il nostro taglio, ci piace così, perché siamo giovani, e naturalmente si vedono in maniera limitata, però vale la pena anche farle vedere. Proseguiamo, guardate che belle. Eccole qua. Qui, la poetica credo sia il caso che la descriva l'autore. Esatto. Noi camminiamo, veramente molto belle, un tocco e con dei colori favolosi. Noi mentre camminiamo, Elena, ci avviciniamo all'autore. Certo. Quindi io poi ti lascio tra poco e vado a cogliere l'altro autore, e ti lascio nelle mani di Nico. Bene, quindi te mi lasci nelle mani di Nico e vado all'altro autore. Sì. Io sono con Nico. Ciao Elena, ciao. Vieni Nico. Eccolo ciao, qua, buongiorno. Nico. È un ribelle, Nico è un ribelle, ma morde tutti, non è vero. Senti Nico, ascoltami, io da cinquantenne, va bene, sono curioso di conoscere davvero cos'è la street art, perché io, sai, vedo anche magari cose che qualche amministratore dice, ma sono fatte in posti dove non si può. Qui stabiliamo subito una questione: Nico e il loro gruppo lavorano su commissione e oltretutto, a dimostrare che sono assolutamente nella legalità, sono all'interno di un museo, o meglio di così, quindi non si può. Quindi a questo punto, Nico, come nasce la tua passione, come nasce il tuo gruppo? Tu rappresenti tutti, parlaci un po' di voi. Allora, senti, intanto grazie per i complimenti che hai fatto. Grazie a te. E questo gruppo nasce dalla passione, esatto, principalmente, dalla passione che noi abbiamo sempre avuto nel colorare le pareti. Bello. Ovviamente questa cosa qui non nasce con noi, non nasce neanche negli anni Ottanta, nel Bronx, come si può pensare. Esatto, perché l'informazione passa un po' così, troppo spesso. È una delle arti più primitive, il graffitismo, no? Esatto. Quindi si partiva proprio dalle caverne e da lì ci ispiriamo. E cos'è che ci piace? Perché ci ha colpito questa cosa? Beh, principalmente la possibilità di poter lavorare in un ambiente pubblico, in degli spazi pubblici, certo, dove abbiamo un pubblico costantemente con noi, che ci critica, che ci dà consigli, eccetera. E poi l'altro è anche di poter usare questi spazi per lasciare i nostri messaggi. Esatto. Quindi in qualche maniera sono delle possibilità che noi ci prendiamo, ecco. Poi dall'altro lato ci sono anche i colori certo, spray che esatto, ci hanno sempre affascinato, perché all'inizio erano difficili da gestire, poi piano piano insomma si sono evoluti anche i colori. Certo, sì, molto, molto evoluti. Quindi diciamo è diventata anche un pochino più semplice lavorare con le basi. Sta diventando sempre più semplice, sta diventando... Però l'estero ci deve essere, ci deve essere, comunicazione. La tecnica è fondamentale. Esatto. Sta diventando anche sempre più popolare, sempre più diciamo di moda. E quindi questa cosa qui ovviamente per certi aspetti è una grande novità e un'opportunità in più, tant'è che oggi siamo appunto in un museo di arte contemporanea. Esatto.
e sicuramente 10 anni fa questa cosa era impensabile. Esatto, era impensabile. Avete una pagina social, certamente sì. Sì, abbiamo una pagina social, il gruppo si chiama EDF Crew, che è la sigla di Electro Domestic Force, e niente, sì, gestiamo i social, però ecco, noi è un gruppo formato circa 16 anni fa da me, Daniele e Niccolò, i primi tre graffitari della zona di... diciamo di Volterra, Pontedera, perché veniamo un po' da tutta la Toscana, e poi abbiamo fatto un allargamento nell'ultimo anno dove sono entrate altre 6 persone, Marco Sera Milaneschi, Cosimo Grandoli, Andrea Montagnani, Ginevra Rame, Lara Dell'Unto come manager, Vittorio Marrucci come videomaker, che poi sono tutti un che po' sono organizzatissimi, quindi guai a dire che, che sono nella strada illegali, guai, sono organizzatissimi, più di noi che riprendiamo perché insomma siamo sono un gruppone. Nella strada anche, però anche ecco, però. Diciamo, cerchiamo di fare dei progetti di arte sociale, bello, un termine che in qualche maniera stiamo cercando di sempre attribuire come caratterizzazione del nostro gruppo. E lavoriamo con tutti i comuni bellissimo. Per la riqualificazione urbana di alcune zone di degrado urbano. Quindi accidenti a questa street art illegale, tutt'altro. Sì, piano piano. Visto, cioè, dobbiamo sdoganare un messaggio assolutamente positivo di questa arte di strada. Ovviamente non sempre è così, non tutti sono così, però noi abbiamo sposato la causa di mettere le nostre capacità alla portata di tutti, soprattutto di dove c'è bisogno, quindi le scuole, abbiamo fatto il graffito più grande d'Europa su una scuola a Firenze. Bello. E abbiamo lavorato con progetti antimafia, Corleone, Casa Bellissimo. Di Principe, Casa Pesenna, in giro per l'Italia, insomma ci stiamo dando diciamo un target di lavoro che ci interessa, ma soprattutto ci dà molta soddisfazione, principalmente da un punto di vista umano. Umano. E questo è quello che conta di più. Io ti ringrazio tanto, venite al MACN a visitare la mostra, andiamo dall'altro artista. Grazie mille. Grazie. A fra poco. Eccoci qua. Ho lasciato Nico e sono con Elena nuovamente in un'altra sala, perché incontriamo un'altra artista. Elena? Umberto Staila. Umberto Staila, quindi noi camminiamo verso di lui, vi facciamo vedere sullo sfondo la sua poetica. La sua poetica, andiamo, eccoci qua. Tra l'altro è molto colorata, che è molto, molto carina, molto carina. Sì, è accattivante perché secondo me ha un doppio tema, ma poi ce l'ho detto. Sì, sì, sì. L'autore. Esatto, queste teste a forma di dado, di dado. Di dado, di potrebbe essere anche un po' la mia, eh? Vedete? Molto carina. Questo è uno che lavora. Sono tutti dei lavoratori. Sono tutti dei lavoratori, Bene, eccoci qua. Qui invece vedo dei paesaggi, mi sembrano paesaggi. Dei paesaggi, bellissimi, dei colori veramente belli, fino ad arrivare, questa è una mano. Io la inquadro come una mano, anche vero? Mi sembra, mi dicano, qualcuno dice di sì. Ora a questo punto noi andiamo da... Umberto. Ciao, eccolo, Umberto. Ciao Umberto, vieni, andiamo davanti alla... Ecco, oh, guarda che bello sfondo. La facciamo come prima, ciao. Ti lascio con Umberto e vi saluto tutti. Mi lascia con Umberto, lasciami con Umberto. Ciao Umberto, ben trovato, grazie per avermi invitato. Aspetta, è che allargo, ti voglio far vedere. Ecco Umberto in mezzo alla sua opera. Mi avvicino. Allora Umberto, dietro questo che è tutta la mattina e ha gli occhiali da sole, non lo è. Bah, è un mistero. Umberto, sei un mistero. Come nasce questo mistero? Nasce da un bel po' di anni fa, quando appunto insieme a Nico abbiamo fondato il gruppo EDF Crew. Sì. E niente, da lì poi è partito tutto il percorso che ci ha portato oggi a essere appunto una realtà. Un bel gruppone. Un bel gruppone. Oggi abbiamo anche allargato la famiglia quest'anno, quindi non siamo più solamente due, ma ora siamo 6, quindi insomma è una bella famigliona. Una bella famigliona. Senti, una mia curiosità, perché io veramente un pochino so scrivere, ma disegnare zero. Come nasce un'opera del genere? Una bella come opera. Come quella alle mie spalle. Sì, sì, certo. Ma nasce fondamentalmente dal disegno, che poi per magari persone come noi che ne fanno appunto la propria vita, si mettono a disposizione del disegno,
il disegno non è altro che quasi come respirare, quindi esatto, certo. Cerco di disegnare in qualsiasi momento e poi chiaramente seleziono quello che più mi piace, cercando anche magari di dare un messaggio criptato o meno a sì. seconda di cosa rappresento, e poi da lì quando si arriva sul pannello è soltanto una questione di tecnica, quindi tecnica. Negli anni affini la tecnica con gli spray o con qualsiasi altro supporto, come si è visto magari anche sì, nelle altre esatto. opere, e da lì poi appunto almeno io cerco sempre di suscitare una reazione in qualcuno, come prima appunto ti hai detto della mano, esatto. Per te è una mano, per me è una mano, sì. un'altra persona è qualsiasi altra esatto, cosa, esatto. Quindi a me è quello che interessa. Suscitare un'emozione. Sì, è molto sì. importante. Senti, praticamente hai mai fatto una cosa che di solito non si fa, distruggere un'opera? Sì, l'ho fatto sia volontariamente che involontariamente, e in entrambi i casi è una forte emozione comunque. Perché, distruggi te stesso alla fine. Sì, alla fine distruggi te stesso, ma è come quando magari già vai sopra un muro che hai già dipinto e vai a rimbiancare. Vai sopra, esatto. Quindi è un po' come abbandonare qualcosa per ricreare qualcos'altro. Qualcos'altro, certo. Senti, i vostri progetti futuri, ora siete qui al MACNE, ma voi girate l'Italia, il vostro prossimo progetto? Allora, il nostro prossimo progetto è quello di continuare appunto con questo progetto che abbiamo già avviato quest'anno, che si chiama Tuscany's Urban Color Correction, che prevede appunto tutta una serie di opere di riqualificazione urbana legate proprio all'arte sociale, nei vari comuni della Toscana, insomma, di chi ha interesse a realizzare opere del genere, per appunto rivalutare quelle aree urbane un po' lasciate in degrado, o comunque per dare una luce del colore dove magari non c'è, quindi utilizzare fondamentalmente il nostro sapere, quindi il nostro colorare con le certo. forme e con i concetti, cercando sempre di legare un concetto a quello che rappresentiamo, girando appunto per ora la Toscana. Ci auguriamo e vogliamo espanderci in tutta Italia, ma anche all'estero. Anche all'estero. Sì. Bene, quindi la ricordi la tua pagina per farvi chiamare? Allora, il nostro sito è edfcrew.com. È stato aggiornato ora, quindi insomma è nuovissimo. È nuovo di pacca. Sì, sì, sì. Nuovo sì. di pacca. Quindi chiamate questi ragazzi, grazie mille, la prossima volta si toglierà gli occhiali. Io vado a recuperare Elena. Ciao, ciao. Eccolo qua, è lui. Ciao, grazie. Ciao. A fra poco! Eccoci qua, ho recuperato Elena, abbiamo fatto una bellissima passeggiata per Monsumano Terme in mezzo alle opere di street art. Elena, quindi ricordaci un pochino questa operazione che avete fatto con il comune di Monsumano Terme per invitare gli amici a fare questa passeggiata nell'arte qui. Nella cittadina termale. Allora, questa, come dicevo all'inizio, è un'operazione che abbiamo fatto grazie ai contributi regionali, grazie al fatto che abbiamo due musei di interesse regionale. È un'operazione che risponde ai bandi regionali per gli under 35. Sarà aperta fino a quasi fine novembre. Ricordiamoci che il 5 di novembre ci sarà la passeggiata urbana, e quindi sarà Bello. Possibile per tutti quelli che vorranno fare esattamente le tappe che abbiamo fatto noi oggi. Bellissimo. Accompagnati. Quindi abbiamo aperto la passeggiata urbana. Sì, abbiamo aperto la passeggiata urbana. A tutti gli effetti. Esatto, il 12 novembre chiude la mostra. Il 12 novembre. A seguire cosa succede? Succede che verrà presentato il lavoro di Filippo Basetti, che ha seguito gli artisti nel corso dell'installazione della mostra, e quindi porterà questo materiale fotografico e video al pubblico, alla presentazione del pubblico. Quindi un doppio appuntamento per il 5 novembre. Quindi voi venite qua fino al 12 e noi... E anche il 5. E anche il 5 e noi viviamo nell'arte. Ciao Elena, grazie! Ciao. Venite, mi raccomando, alla prossima, bye bye!